Sempre davanti a questo cancello, che mi sembra una location abbastanza simbolica di tutta questa vicenda, incontriamo Franco Giacomelli, eh, radicale di Ostia, che è un po' una testimonianza vivente, un eh, diciamo, testimone oculare eh, di tutta questa vicenda, di questa cementificazione, di questa blindatura del mare. E gli vogliamo chiedere un po' com'era in passato, visto che Franco ha anche un trascorso di bagnino, quindi eh, qui a Ostia è stato diciamo, uno che ha offerto dei servizi alla cittadinanza. E dunque ehm, nel 1989, diciamo già abbiamo detto questa storia, Gianfranco Mendolo fece aprire 12 valichi a Ostia, infatti ancora stiamo facendo una corta stampa di tutta questa documentazione. Questo passaggio qui praticamente è proprio l'ultimo della serie di quei 12 valichi appunto per, per, per permettere alla gente di andare a, a, in spiaggia e poter usufruire sempre e comunque tutto l'anno dell'arenile. Della Renile e quindi del mare. Eh, purtroppo questi, questi 30-40 anni così eh, la gestione, questo tipo di gestione politica del territorio ecco come è finita, come è diventata Ostia, che l'85% del, de, delle spiagge sono proprio una sorta di proprietà privata, il mare in gabbia. Mare in gabbia. Noi radicali dall'epoca abbiamo fatto sempre diciamo, eh, la nostra battaglia per, appunto, per liberare il mare, è eh, proprio siamo una vergogna. Ci guarda e siamo, è una cosa proprio vergognosa. Siamo noi, come associazione Mare Libero, insieme a Radicali Roma, siamo ripartiti alla carica proprio questo argomento. Qui sono state presentate delle denunce alla magistratura, presentate ricorsi al, al sindaco e al. Presidente del decimo municipio che Marino Sindaco il 6 ottobre, l'occasione della prima domenica, si è dimostrato sensibile e propenso a cercare di riaprire, di restituire il mare ai romani. Quindi noi, insieme a Radicali Roma, ce la metteremo tutta e speriamo insomma, di in qualche modo di vincere. Hai ah, qui con te una foto che è veramente una testimonianza storica, adesso cerchiamo di agevolarla con l'inquadratura. Allora, qui è inquadrato eh, Mr. Ok. Mr. Ok, che è un personaggio che magari non giovanissimi eh, romani dovrebbero ricordare: che era. Un, un signore bravo nei tuffi che ogni Capodanno festeggiava l'inizio dell'anno con un tuffo in, eh, nel Tevere da ponte, adesso ponte non mi ricordo se è Garibaldi o ponte Sisto, comunque da un ponte romano. Eh, qui lo vediamo ovviamente in età avanzata, stava con la carrozzina e qui sotto vediamo un giovanissimo Franco Giacomelli. Ecco, ci racconti un pochino eh, l'aneddoto, diciamo che si riferisce a questa fotografia quando tu appunto mi hai raccontato lo aiutavi in che cosa? E Dunque io facevo proprio il bagnino qui al Battistini, qui alle mie spalle, e il grande, il grande Messer Occae okay, negli ultimi anni veniva spesso qui da noi a trovarci, aveva proprio la passione anche lui del mare, eccetera, eccetera. Quindi, quindi noi con, eh, prendevamo lui il suo carrozzino con il pattino, con il pattino lo portavamo sotto al pontile, sotto al pontile dove all'epoca c'erano ancora delle scalette che si poteva addirittura... Di e accedere anche da fuori al pontile e, e quindi accompagnavamo a fare i tuffi, a fare il bagno, a prendere le cose perché fino, veramente fino agli ultimi giorni il ministro Ok è stato amante del mare e stava qui con noi sotto al pontile. Senti, quindi in chiusura volevo chiederti diciamo, una considerazione come cittadino di Ostia, ma anche come militante eh, di un'associazione radicale e quindi in qualche modo come militante politico. Eh, tu pensi che un ehm, litorale un lido di una metropoli europea eh, in altri paesi lo avrebbero trattato in questo modo? No, assolutamente, assolutamente. Qui è proprio fonte di speculazione in tutti i sensi, anche speculazione politica, perché è inconcepibile che un, un bene comune così, la spiaggia, il litorale, il mare, è, è, è una sorta di proprietà privata. Non, non c'è bisogno poi di andare tanto lontano per vedere come dovrebbe essere appunto il, il, il mare e le spiagge. Qui al nostro confine, al di là del Tevere, c'è Fiumicino che è piuttosto piccolino, eccetera, ma lì, ad esempio, il, il, il loro lungomare è tranquillamente aperto a tutti, estate e inverno, con la sua attrezzatura, con i suoi eh, ristoranti, bar, eccetera, eccetera, ma il concetto come dovrebbe essere proprio le coste, il mare e la spiaggia, che alla fine è, è, è roba nostra, insomma, non è proprietà privata, qui a Ostia è triste. È triste perché ecco, la situazione è questa qui. E noi speriamo, appunto, come dicevo, che... di cercare di di mettere, in mano, di mettere in mano a questa situazione e in qualche maniera vincere, insomma. perché poi anche la gente, l'opinione pubblica eh, sente molto questa cosa, c'è anche un discorso, un discorso economico, perché andare in uno stabilimento, una famiglia eh, significa minimo 40-50 euro al giorno per, entrare, per, per uscire senza niente, con un po' di abbronzatura forse. Quindi il problema è anche perché, eh, come potete vedere anche dalla rassegna stampa che abbiamo fatto, in piena estate le, quelle poche, pochissime spiagge libere non contengono, ci sono i posti in piedi, mentre gli stabilimenti sono tranquillamente al, al, al 20%, al 30%, spazio enorme. Quindi, questa cosa, sta cosa va, rivista, va rivista, va riequilibrata un po' il tutto perché la gente deve, deve avere la possibilità insomma, di, di usufruire di un bene, di un bene comune. Ringraziamo Franco Giacomelli. Incontriamo qui al banchetto una signora che ha appena firmato. Come si chiama lei? Cinzia? Cinzia, lei abita a Ostia? Da 50 anni. Perfetto, a lei che ne pensa di questa vicenda del mare che? chiuso a chi vuole poter accedere durante l'anno da 50 anni ne penso che è una vergogna perché è l'unico posto credo in Italia che sia così l'Adriatico Venezia che è rinomata gente è tutto aperto, è tutto libero solo qui ci privatizziamo ci privatizziamo Privatizziamo. Privatizziamo tutto, anche l'aria fra poco, il pontile chiuso per anni, mezzo sfasciato sempre. Il mare dovrebbe essere di tutti, come la pineta, come i fiumi, no? i laghi, uno va che ne so, sul lago è chiuso, non si può, non si può vedere, che qui neanche si vede, il problema è quello, che neanche si vede, va bene un minimo di ingresso per i bagni e tutto, ma neanche vederlo penso che sia quantomeno vergognoso qui al gazebo in cui ci sono i Radicali Roma incontriamo Laura, militante di Radicali Roma come sta andando il volantinaggio? bene, noi siamo molto impegnati su questa cosa perché è interessante il fatto che la popolazione di Ostia vorrebbe partecipare ma non sa neanche dell'esistenza della nostra protesta quindi è interessante il fatto che divulgando le informazioni ci chiedono di essere informati per quando faremo delle proteste perché vorrebbero essere molto attivi e questo ci dà un bel consenso contatto col territorio e ci piacerebbe appunto portare avanti questa cosa in maniera più insomma, vincente. Quindi state raccogliendo anche email, e contatti? Sì, adesso ci sono delle persone che ci hanno chiesto di contattarli assolutamente quando c'è da protestare perché sono molto indignati sul fatto che, cioè loro che, che stanno qui la vivono molto. Noi che siamo a Roma magari pensiamo sempre che è una protesta giusta e sarebbe bello, però veramente per uno che vive a Ostia. Eh, non poter accedere al mare nel centro di Ostia perché spesso ci sono alcuni che ci dicono ah vabbè ma Ostia puoi andare ai cancelli è aperto, ma il problema è vivere una città sul mare. E, cioè, addirittura Adesso poco fa ho visto una foto del 1916 del piano regolatore di Orlando in cui per, prima della speculazione edilizia avevano fatto le strade in diagonale per cui da ogni casa di Ostia si vedeva il mare e noi adesso ci ritroviamo paradossalmente Muro abusivo che non ci fa vedere il mare neanche dal lungomare, è, è divertente perché stando qui si imparano un sacco di cose. Grazie. Grazie Laura. Incontriamo Silvano, il signor Silvano che ha una memoria storica e ci sa dire un pochino eh, com'era la questione qui, della questione appunto mare e accessibilità dopo la guerra. Seconda guerra mondiale. Seconda guerra mondiale noi eravamo circa. 6-7 mila abitanti che io sono nativo di Piazza Giuliano della Rovere e lo stabilimento di fronte per me era il Lido e il Mare Chiaro, però a 7 anni cominciamo a lavorare e tutti i bambini andavano a lavorare ed è stata, lavoravo allo stabilimento e qui le spiagge erano sempre come lei vede qua sul lungomare la vista era, era molto bassa quasi, quasi nulla erano alcune spiagge libere che risale Piazza dei Canotti, piazza Scipione Africano, i resti stabilimenti erano tutti così. Quindi questa rottizzazione, questa chiusura è una cosa vecchia insomma. Non ho capito. Questa chiusura del mare e la vista e l'accessibilità è una cosa di vecchia data. Viene da lontano. Da roba libera c'era quello che adesso chiamano il curvone che in, in antiche origini c'era lo stabilimento della Guardia di Finanza a fianco al mare chiaro, poi un'altra spiaggia libera era quella di fronte all'ospizio marino dove io ho fatto il bagnino di salvataggio per tre anni, quattro anni così, poi c'era quell'altra piazza di Canotti, piazza Scipione Africano, poi si andava tutto verso il nord di Ossia, a ponente di Ossia, io sono state sempre liberi. Lorenzo può pure partecipare, che mi dai pure qualche consiglio non è. Noi siamo amici di vecchia data Poi come spiaggia libera Bisogna ris risalire A quello che ricordo io alla, alla Cristoforo Colombo E la Rotonda Quella che adesso si chiama Rotonda Che era una spiaggia libera Lo sport in Beach lo stavano costruendo Nel 49, 50, 51 Forse Poi nel po 53 male. hanno costruito il Venezia 53 Perché io ci ho lavorato come cameriere al Venezia E poi lì c'era un allevamento di conigli selvatici e il periodo dei quaglie era, era una zona di caccia. Da dopo il Venezia era solo una zona di caccia, non esisteva niente, si andava a caccia. Gambrinius c'era. No, non c'era, non c'era, non c'era niente, io andavo a caccia io, non io, io facevo, accompagnavo il papà del mio amico di Osvaldo Mattioni andavano a caccia di conigli e, e quaglie e poi stavano a costruire Venezia non era nemmeno finito io sono andato a fare una stagione come aiuto cameriere e così e c'era solo un chioschetto che io mi fornivo delle sigarette alla fine da Cristoforo, da Cristoforo Colombo Venendo con le spalle a Roma sulla sinistra c'era anche Oschetta che vendeva eh, tabacchi e basta. E quindi in quali anni un po' è precipitata la situazione dopo la guerra riguardo alla chiusura e alla semi-privatizzazione qua di tutta la costa? Chi dei due? Eh, io, mh, allora i primi due stabilimenti l'avrà detto già lui, sono stati Lelmi e Battistini e poi Lelmi, poi c'è stata la Pasotti che ha fatto... era tutto Pasotti prima, ha fatto vecchia Pineta, Nuova Pineta, eh, Lido, Marechiaro eh, anni, anni subito dopo la guerra, io sono del 47, ritengo da, dal 48, 49, 50 in poi, eh, eh, poi gli ultimi stabilimenti veri e propri, ecco come ha detto lui, il Venezia, poi dopo il Gambrinius e poi sono nati quelli proprio ultimi del nuovo lungomare, eh, quello con eh, la casetta. Eh, quelli sono proprio stati gli ultimi stabilimenti con qualche cosa nato a nord dopo il porto, diciamo, dopo la realizzazione del porto. In ogni modo, giustamente questo problema del mare di Ossia si è sempre stato, perché Ossia è Roma e lo sviluppo di Ossia significa sviluppo al mare di Roma, dal periodo voglio dire, del, del Duce quando diceva che la terza Roma doveva andare al mare, e, 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 ritengo che sia abbastanza difficile. Una situazione del genere perché dobbiamo pensare che questo sarà un posto di mare per 6 milioni, 7 milioni di persone. Cioè rischiamo, se lo lasciamo proprio alla portata di tutti, prima dovremmo educarci noi come i 6 milioni di persone per rispettarlo perché se no rischiamo di dargli un accesso che potrebbe essere deleterio. Io parlo per esempio delle spiagge rosa in Sardegna che ormai non ci si può più andare o di altre situazioni perché quando tu lo dai alla massa la massa eh, devi stare attento che se non è preparata distrugge. Ecco perché per noi che siamo nati a Ossia è che... Abbiamo vissuto Ossia nei periodi quando Ossia aveva 2 milioni di abitanti, adesso, eh, sì, eh, adesso c'era 250 mila. Noi andavamo al mare e per noi era una situazione magnifica e naturale, eh, non, non c'era confusione. Non... Non adesso se noi vogliamo andare al mare dobbiamo andare a cercare uno stabilimento nei giorni feriali che ci permette di andarci e stare tranquilli perché se no tranquilli non ci siamo e che spese più o meno ci sono visto che lei è di qui? Ma um, c'è il boom uh, del, uh, dell'abbonamento annuale uh, che può andare da un minimo di 3.500 euro l'anno a un massimo credo di, di 6.000 euro l'anno, però diciamo... È come un circolo, cioè se tu lo sfrutti tutti i giorni l'abbonamento annuale diventa un risparmio, perché se tu invece ci vai una volta a settimana diventa una spesa. Perché io quando ero giovane che vivevo con mamma e papà e andavo tutti i giorni al mare l'abbonamento annuale per me andava benissimo perché se no tutti i giorni dovevo pagare l'entrata, ma pure se non pagavo l'entrata il lettino, l'ombrellone eh, e tutte le altre cose. Adesso invece ti trovi perfino l'acqua calda che magari potrebbe essere un una esagerazione, ma per chi l'ha provata, è una bella cosa, le devo dire. Perfino l'ha pagata lei, lei ha tutto: entra, lascia le sue cose, non si deve portare la borsa appresso, l'asciugamano e le altre cose le trova lì. È come se fosse in club privato a, in montagna con la piscina, voglio dire, e ha degli enormi vantaggi. Insomma, io ritengo che dal, da, dall'estrema libertà. A ehm, l'estremo lusso ci sono i vari passaggi. E Ossia potrebbe con uno studio particolare ehm, ottenerli tutti. Senta, è del fatto che eh, chi vuole accedere. Passando per questi chi vuole accedere al bagnasciuga, quindi temaniale, comunque se gli chiedono qualmente il biglietto non volendo suffrire del, dei vari servizi? No, quello è, è sicuramente si va contro legge, andare contro legge non è possibile fra l'altro voglio dire la legge ti, ti obbliga a tenere aperto pure d'inverno eh, è che non lo so, molti stabilimenti stanno aperti molto no, questo però dipende sempre perché quello che vuole andare contro legge poi però d'inverno per esempio ha dalla sua il fatto che se chiede aperto gli rovinano quando entrano deve tenere per forza il guardiano la cosa, perché se no purtroppo la maleducazione è quella eh, che noi viviamo tutti i giorni dentro le metropolitane, dentro gli ascensori, dentro, eh, io abito in un posto dove hanno fatto un ascensore per andare dall'altra parte della ferrovia e della via del mare e l'ascensore è impraticabile, insomma, come, come l'hanno fatto un, un mese dopo era impraticabile. Cioè, o noi incominciamo a capire che dobbiamo educare la popolazione ha un certo tipo di comportamento, se no eh, siamo obbligati a fare delle leggi restrittive. Cioè, eh, la via di mezzo è come al solito, è quella che conta e la via di mezzo è quella difficile a quanto pare perché ancora non ci siamo riusciti. Ringraziamo il signor Melchiorri Lorenzo. Lorenzo, Lorenzo. grazie molte.